spazio, dare voce a artisti, poeti che diversamente non avrebbero nessun titolo, nessuna conoscenza da parte di chi che sia. Allora, autori sconosciuti che resterebbero nel buio, mentre invece se riusciamo, uno di quelli sono anch'io, un autore sconosciuto. Oltretutto vengo dalla Sardegna, quindi qui sono proprio extracomunitario. Allora, noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare con la nostra associazione un contributo alla visibilità di tutti quanti, finché ci è possibile. Tramite il ramo Area TV, con la televisione Web TV, vengono trasmessi anche i video delle serate che facciamo. Con il chiostro dei poeti diamo possibilità a chiunque abbia la voglia di presentare un libro, un manoscritto, così come ho fatto anch'io precedentemente con la Primavera Culturale. Lo ribadirò poi, perché non è che si venda tanto. Allora, ogni tanto bisogna risvegliare le coscienze. E quindi, con la chiusura dei poeti diamo molto spazio alla poesia e ai libri. Con la Fashion One c'è lo spazio dove c'è il nostro manager qui che si occupa di moda, spettacolo, e quindi copriamo una buona parte della cultura, perché tutto è cultura comunque sia. Questa sera quindi diamo inizio a questo chiostro dei poeti. Non so, io vorrei invitare qualcuno a leggere una poesia, altrimenti inizio io, poi qualcuno ci pensa e leggerà una sua poesia. Il mio libro è sempre lo stesso, Pensieri dell'anima. Prendiamo una casa e così non sbagliamo. Piccolino. Come vorrei inebriar di rime i pensieri e agli occhi mostrare arcobaleni di colori e il cuore s'apre senza confini. Adesso io vorrei che qualcuno volesse leggere una poesia qua, questo microfono. Signora, ci conosciamo perché ci vediamo. Sei stato assegnato in questo modo, abbandonata e cacciata da tutte le persone a lei più care. Dolce ragazza, io ti dico, non disperare, perché il bambino che porti in grembo è un dono di Dio, che tante donne purtroppo sono destinate a non avere. Abbi speranza e sii fiduciosa, lui da lassù non ti abbandona. Bussa alla porta del tuo cuore e vedrai che senza sapere chi ti aprirà, l'aiuto ti arriverà. E il tuo bambino per te sarà un grande amore e questo è il gioiello più bello che possa ricevere una mamma abbandonata. Un viaggio misterioso, ma questo viaggio non sappiamo come sarà. Tutto a sorpresa, qui su questa terra che cammina.
camminiamo siamo solo pellegrini e abbiamo perdonato chi ci ha umiliato l'ultimo momento della nostra vita terrena. Il Signore ci chiamerà a giudizio. Lui sa tutto del nostro tempo vissuto. Se il perdono ce lo siamo meritato, Dio ci metterà le ali perché possiamo volare come un missile. Bucando le nuvole entreremo in quella luce senza confine. Là incontreremo le persone che ci hanno voluto bene e io porterò con me carta e penna per scrivere ancora poesie e tutti mi ascolteranno. Questo è un viaggio senza ritorno, ma è un viaggio di grande speranza e tutto è mistero. Salta fuori l'uomo nero a sbalesare il giardino, lasciando un tappeto di fiori ruine, con bocche verte al sirè. Da campanili di dolor casca lacrime, come perle da una corona rotta, rimbalzando solo a girlande di fiori. In dei silenzi del pianto, se sente su un tercel echi dei ciaschi e canti, piedi rotondi, le angeli mutini di usurare, Trento, nel giardino delle stelle. Si sentiva giusto il microfono? Le carezze del sole, quando attorno a te tutto ride, quando profumo e colori ti embriaga, quando gli occhi si incanta nel guardare le smeraviglie della natura, l'anima, come un ciel serense, sossola le carezze del sole. Ma quando dal dito al fatto nuvole stroe galoppando le sbriaghe le sbalesa l'asuro, somenando odor di tempesta, la sera l'uscio spaventa. Dalle rame ude no pingola che sogni, tutto quel che era certezza è un tappeto di foglie masenè, e sola la terra spaesa resta solo desolazione, disperazione. Ma prima o dopo si sugarà il pianto e la speranza scomincerà a rebutare. Forse un meal, come l'uomo dei campi, l'anima l'aspetta e lo inarde le sigale, anche se le sconto e che ancora è sole. Forse domani, intanto l'aspetta, la spera. Assolutamente. Mi chiamo Agnese d'Irlanda. Cicaleccio della pioggia si perde sul mare verde del bosco, fa da sottofondo ciò che rimane di una notte scossa da tuoni infuocati e lampi arroganti che, come lame affilate, ferirono sogni delicati come petali di rosa, ora sparsi sul bordo dell'anima. Verrà l'alba con una camiciola seducente ed un cuscino di suono battati, a far dimenticare i rigiri nel letto.
Potrà finire in gloria anche un concerto agitato da un temporale? Canta il vento, gonfiando le tende delle finestre, sussurrandomi che sta spuntando il sole. Sinfonie di piova. Dal sgabbiosolo della notte scappa con le stelle l'ultimo sogno. Un roeo di nuvole busiare tolea in giro campi al sirè, spettando il canto della piova rimbalzar come il chichirichì del caletto spensierato. Dubbi stralunè parecciava i giorni sulla tola dai sorrisi rosa e le scudelle rase di amore. Besbeiava i soletti di acqua ciara sul cor del vaieto sconto fra i brassi d'erba, contente di agarrare gli orti del cor. Sinfonie di crote, ragose, coccolava la possa che il vento monel spampanava come folle in bombeghè dai basi del sole. Adesso, desmagà, le triste sgaruffè della nostalgia quasi seppellio da un stracontin di ricordi e ortighe, storogo e sciacola con la luna. Presenteremo un autore che ha scritto un libro, Paolo Polo, il suo libro Buonasera. Il risveglio dell'uomo. Allora, prima di iniziare la lettura di qualche poesia, vorrei fare qualche domanda. Una domanda che si fa quasi sempre. Perché la poesia e non un'altra cosa, un'altra forma? No. Sì, almeno per quel che mi riguarda, la poesia non si sceglie. La poesia è lei che ti sceglie, ti nasce dentro e con essa tu esprimi i tuoi pensieri, le tue emozioni, i tuoi desideri. Quindi diciamo che non si pone nemmeno la domanda perché questo o perché l'altro, è la poesia che ti segue e quindi ti esprime in questo modo. Io leggendo il libro ho notato una spiritualità molto accentuata. Che significato ha il risveglio dell'uomo? Il risveglio dell'uomo nasce da una riflessione sui fatti, su fatti concreti, per esempio appena accennato alla strage di Nassiriya, come potrebbe essere la caduta delle torri gemelle o altri fatti purtroppo in genere luttuosi, ma possono essere anche fatti piacevoli, che però ne viene conoscenza e ti rimangono dentro l'animo. Dopo un po' di tempo qualsiasi fatto estraneo te li riporta alla memoria e tu ti senti di esprimerli, li puoi esprimere in rime, li puoi esprimere con la musica, li puoi esprimere con le canzoni, però senti di portare all'esterno del tuo animo, di esporlo alle altre persone. È proprio un risveglio di quello che hai dentro e lo porti all'esterno, ad altri. Questo è il senso del titolo e della poesia, Il risveglio dell'uomo. La casa editrice Ibiscus ha definito il libro Il risveglio dell'uomo silloge molto interessante dei temi importanti che si sviluppa con armonia e omogeneità in cui si legge un'attenta ricerca del termine poetico. Il risveglio dell'uomo ha partecipato al 5° concorso internazionale di poesia inedita Il Federiciano, concorso che si svolge a Rocca Imperiale, paese storico e provincia di Cosenza, patrocinato dalla casa editrice Aletti. Tale poesia è stata selezionata
per essere in una delle antologie edite dalla stessa casa editrice, inoltre concorre per essere riprodotta in una delle due stele di Maiorica che saranno apposte alle pareti delle quattro case, delle case di questo borgo antico. Beh, adesso io direi che l'autore può leggere qualche poesia direttamente dal libro e poi continueremo. Partiamo proprio dal Risveglio dell'uomo. L'oblio della notte svanisse ai primi bagliori dell'alba. Fasci di luce offendono le palpebre socchiuse, risvegliano sensi, ricordi. L'umana avventura penetra gli occhi, fluisce con il sangue, circola nelle vene. Essa ti appartiene. Tu puoi dimenticare, lasciarla dormire. Si sveglierà, tornerà prepotentemente alla luce della mente. Saranno versi, strofe, canzoni, tormenti, emozioni. Tutto fluirà con la tua mano, con la tua voce. Spargerai semi di saggezza. Qualcuno accoglierà la tua promessa. Passo ad una seconda poesia, Terre lontane. È sordo il respiro breve del tempo, non ascolta il sospiro lieve del vento, non vede l'ansia, la frenesia, lentamente scandisce la sua agonia. Alto risuona un nitrito, sul fianco batte lo sperone, vola la zolla dalla terra, il cuore non sente più ragione. Nel crepuscolo della sera si confonde la ribelle criniera, il cavaliere forza l'andatura, non finisce mai la rodura. Sul balcone di quella casa, al limitare della pianura, ella scioglieva lentamente i capelli. Al vento i suoi riccioli erano ancora più belli. Tutta la volgea, la tiepida brezza del viso. Lei si beava con un sorriso. Amor che torni da terre lontane, tempo per noi, quanto ne rimane? Ballerino. Nudo ti libravi nell'aria, braccia protese qual ali di farfalla, etereo il tuo corpo vibrava, divina immagine, amore profano. Io chiamerei Giuseppe Lavarini, visto che il nome lo conosco, e così ci leggerà due poesie. Io vorrei anche quella che racconti. Eventualmente. Come due poesie. Non parlo mai di nessun modo. Giuseppe Lavarini, ex della Torre Gili, dei Sole Passi. Scappato fuori. Dalla gabbia della vita, fatta da rompiscatole, doveri, convenzioni sociali che ne roe l'esistenza, tanti cerca di scappare se i catambuso, ma este fermè da quel che era dinanzi, sia dritto che di là. Bisogna avere il coraggio di decidere, se no è tutto tempo perso, è come tirare via pagine del calendario che in cima non vi sia scritto niente. Tante ciacciare ne insegnala e ne insambela. Resta dritto o scappare? Scappo. Ma sarà forse una vita da can, ma in errore tattui, e baierò la luna per niente, rimengo. Ma fuori, libero.
quasi paura. E però mi udito di ti non ho paura. Vieni pure avanti, brutta vecchia nera, di ti non ho paura. Prima di portarmi via, ti gavaretto ben da fare. Non ci darò mia massima impressa. Mi tenerò attaccato con le unghie, coi denti ti smorsegherò. Ti aspetto a piede fermo, vedremo bene. Lo so, alla fine ti rischi. Ma dopo il giudizio, per la mia anima non voglio versione. Se te la porti in paradiso, non le serve ben niente. Se te la porti all'inferno, le serve ancora mai, non sta a portarla in purgatorio, perché io non sono anima da mese misure. Però c'è una cosa che mi consola, te me busoli una volta sola. Piano piano l'economia ha cominciato a crescere
e le famiglie hanno potuto riprendere il loro lavoro. Si hanno costruito sulle rovine lasciate dalla guerra, distrutte dal nemico. La mano dell'uomo ha portato l'Italia ad un sogno, con parchi, giardini e palazzi, e tanti ruderi lasciati come monumenti da visitare, con date scritte per ricordare. Quest'anno 2011 è stato festeggiato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma tutti insieme cerchiamo la pace. Il tempo passa, ma nella memoria di queste persone che hanno perso i loro cari, il dolore non si cancellerà mai. Questo è il tempo e la memoria, non solo della dolorosa guerra, ma di tanti altri avvenimenti da ricordare tutti. Italiano, perché volendo insomma scrivere in italiano. Parole. Volteggiano le parole come foglie tra le braccia del vento, ma non cadranno sopra strade asfaltate di indifferenza o lungo viali desolati dove la speranza è già stata calpestata più e più volte. Non cadranno le parole se saranno spinte dalla forza della passione, dell'amore, della fratellanza e della fantasia, lava ardente che vibra e brucia nel profondo. E nel cielo brilleranno versi come fuochi d'artificio dalle mille gocce di fuoco. A contrarre il Cilento, un paese morto. Guardi. Contrarre. Le par morte quelle case con le porte sbagge, andò se vede drento, cusine ude, quei fogolari smossè, e scale carolè con la rebalsa ribaltà. Non leghe più le carreghe for dai russi, né gente sentà la fontana, che una volta la buttava acqua buona. Adesso, nuta e rinà, la conta agonie di lontananze. In telaria profumo de sale sgolmarì, e gira per le stradelle orfane de voce e rumori, ando solo il vento se fa sentir. Vegi scalini de piena, consumati da passi stracchi e le fatiche, inconta la storia della contrada, della sua gente. E la Madonetta smaria pitturà sola il muro la benedisse. Ma da una casa dove vada un gelsomì, vien fuori un vecchio col suo muso, accompagnata da un baiano in Boresà. A volte basta un nome, un muso, un canto, a testimoniare che la contrada è ancora viva. Ombre lunghe sul sentiero dell'imbrunire non suonano più i violoncelli dei sogni per accompagnare parole appassite dal vento del tempo. Giaculatorie stanche rassegnate dissennano contro voglia. Giaculatorie stanche rassegnate dissennano contro voglia con gli ame, mentre un flash di nostalgie allunga ombre di sensazioni dolci con l'ultimo riverbero del sole. Bramo un bacio e un cielo amoroso per volare e risvegliare quel miraggio subito nella foschia delle stagioni, seppur un rigagno scivola sulla mia pelle insinuando dubbi. Non potrà sbiadire l'amore come una foto di ieri, allargherò la coperta della solitudine
questa fedele compagna della lunga sera. Cara Bicocca, nel travo vi è ancora un gran ciolo, andò forse che sia spesso nudo e sesto del pan, oppure se gavea quattro fette di fogassa e volei impenir 20 bocche. Sul seciante in pira rosa, io sutti calzirei, e sale smentegata il busso, pende acqua e sospiri da spartir con le tutele, quanto i soccoli ai piedi aspettava i morosi. E se spalanca nel cor la nostalgia dei canti zoini, delle coccole dei noni, e passando tra io l'assesa di mortela, andò su calma ci pascondi con i sogni, no altri cosini, rivedo facce e sento una voce. Sarà un fantasma caro che mi sta caressando. Adesso un piccolo intermezzo, ci sarà Giulia che ci farà sentire la sua dolce voce. C'è tempo. Bello te lo diretto. È proprio questo, che sono vere, non facciamo niente di preparato. Vai. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte. Scende all'improvviso.
Tutte senza volo. Esatto. Guarda, prese da me il libro pensieri del gamo. Volo. Con te sento l'ebbrezza dell'aria sul viso, la libertà del cuore e dei pensieri. Mentre sfioriamo le nuvole, si incrociano i sogni, sbocciano gemme di gioia e gli occhi diffondono luce. Il vento ci porta lontano verso melodie eterne che il mare sussurra e i brividi ci accompagnano verso nuove sensazioni, verso altri voli. Arrivemo in piazza, dinanzi alla chiesa, la si prende e si lancia la cassa.
e come par dispetto non piove più. Una sfera adesso è l'orgusa delle nuvole, ma mi scappa. Mi scappa da pigliare, dai prete, fa presto, signor me castigliego, si da per rubare il vino perché sono stato un bordo. Tutti dentro in chiesa, solite tanni, solita predica, l'era bravo, l'era buon, dai fa presto, basta. Ti e io ci sarei quando vedo la chiesa tirare, e i denti stupè per non sugare. Dopo un po' ho coperto un occhio e vedo che in terra era una buccia. L'era l'acqua che andava giù dalla tonica, le stanno in illuminazione. Signor grazie, e la pisciata non va in braghi. Guarda, presiede a me lì per pensieri del mio. Volo. Con te sento l'ebbrezza dell'aria sul viso, la libertà del cuore e dei pensieri. Mentre sfioriamo le nuvole, si incrociano i sogni, sbocciano gemme di gioia e gli occhi diffondono luce. Il vento ci porta lontano verso melodie eterne che il mare sussurra e i brividi ci accompagnano verso nuove sensazioni, verso altri voli. Ora, invece della poesia, leggo un racconto in dialetto. Ci sarà qualche parola che la potrei suonare strana, ma penso che quelli che ha compiuto i 40 anni questa parola può accettarla. Tanto che una volta che ho detto un prete, quella era l'idea mia, o l'idea mia, dunque, e si veniva la bocca, fa niente. Allora, ancora adesso, quando io andavo a un funerale, gli dice: vado all'obito, vado all'obito, sarei al funerale, insomma. E la volta dell'obito, anche a me, ai miei tempi, che avevo 8 anni, come tanti buteletti, facevo il ripeto. Un giorno la segreta dice: dimane se qua la luna, che viene andata attorno un obito solo da stersa, mi raccomando. Come d'accordo, il giorno dopo si catena in sacrestia. A me mi faccia per sulla croce, a Giovanni il tuo libro, a Toni la navisella dell'incenso. Lui, l'ansiprete, e portava il sacchetto dell'acqua santa e anche l'ombrella perché pareva che venisse da piovere. E mi ho fatto un bel chilometro per arrivare sul posto. Finché schietemo, e ne dice il parente del morto, che se non avevamo mai una finta di fogassa, lei di là anche l'altro locale. Era una usanza che era allora di offrire qualcosa di dolce, un goto di vino o caffè di misera, a quelli da sera all'obito. Non mi pareva neanche avere da mangiare qualcosa di buono. A quei tempi, come il solito, aveva sempre fame. Scominciava a piocinare e mi serviva se partire o aspettare un poco. Così, da finché discuteva e era fuori a guardare in su, mi venivo voi a visto che nessuno mi vedeva, di andare là a bere un goto di vino e mi piaceva. E esatto, che si era arrivato più un canantro. L'avete stacca più il calvino, ciucciando di scomponte le ampolline del rio l'altare, che il vino santo che non parlava per la messa. Su, partiamo, dice la segreta. Se arriverai, se bagneremo, la sarà una penitenza che fa ben la remissione dei nostri peccati. C'è più in mano la croce, lascia un pochettino, mi pare che la volesse ribaltarsi. Farò 4 passi, ed era strano che girava, e mi per non cascarmi sono spostato in muro. Cosa è detto, mi dice la segreta, avevo un po' di stornisi, spero che mi passa. Poro putelito, te mangi massa cupo, te si fiato, quel so che a casa tu non avvia tanto bene. Toh, mai in presta sta fetta di fogassa, e me li dà tirandola fuori da sotto la cota. Volevo mangiarla stasera, ma toh, chissà che non ti passa. Che aveva vergogna perché tutti mi guardavano, ma lo manda giù in presia. Partemo da nuovo, ma scomincia un'altra rogna. Mi scappava da pisciare. E il vino faceva effetto, ma su perché la strada non era via posto di fermarsi. Proprio io sul muso, che era di muri dritti e alti, e poi non posso mai fermarmi davanti a tutti. Cosa avrei sentito?
cercava di andare, ma si era messo poco male. L'acqua intanto lo spingeva a venire sempre più forte. Quindi poteva si metteva sotto l'ombrello. Chi dunque che vede fianco viene sotto quella dell'arciprete, mi solo con la croce da davanti e ci parla tutta. Dunque mi porto disgraziato, la testa che girava, la pisciava da fare, una mano mi pareva di sciopare, e tutta l'acqua che era mia si era che si era piccolo, se no avrei tirato e si racca quel che aveva là di sopra sulla croce. Arrivemo in piazza, dinanzi alla chiesa, la serpente si lancia la cassa, e come par dispetto non piove più. La spera di sole scusa le nuvole, ma mi scappa. Mi scappa da pigiare, dai prete, fa presto. Signor mi castigherò, uscita perché ho rubato il vino, perché sono stato morto. Tutti dentro in chiesa, solite danni, solita predica. L'era bravo, l'era buono, dai fa presto, basta. Tieni, io ci sarei quando vedere la chiesa tirare. E i denti stupè per non sigare. Dopo un poco verto un occhio e vedo che in terra era una buccia. L'era l'acqua che andava giù dalla tonica e le stanno in illuminazione. Signor grazie, e la pisciata l'ho mai imparato. Tanto, muoio sotto, muoio sopra, muoio in terra, mi stupido qui. Ma perché non ho l'acqua a strada quando pioveva? Quando gli uomini di Lopo gli venivano attorno alla casa per portarla fuori e ha visto la buccia di Nancy e lui, gli diceva fra di loro, guardate il povero butilito che bagnava che la ciappa, va a casa di corsa a cambiarti caro, mi dico che ti hai la febbre, ti pari fin imbriaco, fuori e non ti giacchi da quel momento, sì sicuro. Adesso quando con il gioco viene a Roma, quando tutto va storto, quando non mi pace, perché lui mi dimanda, ma è tu che sei in chiesa? Gridoci e si mette a ridere con i miei credi. Yeah.
cosa antica. Libro polveroso, dal tempo strucito. Fra le pagine ingiallite un piccolo segreto, una rosa rossa essiccata. Primo amore, non ti ho mai scordata. Rosa, rose, rose. Risuonavano queste parole nelle affuse aule. Con i tuoi occhi innocenti mi donasti questo fiore. Non ti ho più rivista, era un sogno. Non era amore. Leggerò questa poesia che ho scritta per festeggiare il 90° compleanno della nonna, del ragazzo di mia figlia. Si chiama Maddalena, da tutti detta Lena, quindi il titolo è Nonna Lena. Candidi riccioli incorniciano il viso, occhi lucenti illuminano il sorriso. Su quel viso di una bontà infinita si legge la storia di una vita. Vagano i pensieri tra i ricordi di ieri e del presente. Una vita vissuta intensamente, riscaldata dall'affetto di chi oggi, per il compleanno del 90°, è qui presente. Nei pascoli del cielo, nubi pecorelle, sospinte da una tiepida brezza, portano voci, suoni, odori, sapori di terre lontane. Intensi rumori salgono da questa terra, aumenta il numero delle nubi pecorelle. Il grecale le spinge lontane, su terre martoriate, rumori di guerra, grida di dolore salgono al cielo, tutte le racchiude, il gran serraglio, il tempo stempera le umane passioni. Gli aquiloni tornano a volare, il sole a brillare, il mio spirito a respirare, nubi a pecorelle. Filli del sole e ombriche in maga, s'entressa
fra le scialanzane, imprigionando baticori che cercavano un fasolin che scombatte, l'ulte là che sguissa, che nuda fra le onde del somar d'amor, Zamon della gara anima e cor di contentessa. Mi sul tamburello dei giorni ricamarò il tempo spettando il suo Natale, inventerò le mie nane poesie, questo fregolin di vita, a oggi verti farò sogni gaiardi, su sto treno cargo dei mesi, narò a scuriosar fra le cune della luna, fin tanto con dolce pianto, e mi dirà che son nonna. Grazie, grazie. Allora vediamo adesso qua. È nata dopo il 17, questo è il 17 gennaio, e il 17 agosto è nata, vediamo se trova. Appianito ogni burrasca secchieta e in stanotte di agosto diventa una slisa telarina e il sudario del dolore. Adesso è il canto di taglio, forte e chiaro del fasolin, spettà per tante stagioni, nascendo e si è fatto ben sentire. Ah, che bella orchidea! Un temporale emozione è il macatà senza ombrella e in sul parco così l'anima con una piova di stelle. Ah, neonata vita, fuori alla porta ti aspetta una valanga di promesse e le fa fatica a dominarla poi di struccarte. Su una sana di luna arriverà il malinco un ballo del sole a scusare la cuna occupata un tenero pometto ancora involto là nel tulle dei sogni. Io chiamerei qui Paolo ancora una volta. Perché anche a me hanno fatto le domande. Allora, quando scrivi, che cosa ti senti? Ma come dicevo prima, riporti all'esterno le emozioni che provi nel tuo animo nel momento in cui pensi a determinati fatti personali o di cui vieni a conoscenza. E quindi provi emozioni forti, emozioni sincere, emozioni che magari prima non riesci ad esprimere in altro modo, però scrivendo poesie riesci a mettere sul foglio di carta quello che rimane nel tuo animo. Perché a volte succede, come dico in un'altra poesia che non fa parte di questo libro, farà parte di un altro libro, che si chiama Muti pensieri. I pensieri che rimangono nella mente e che non escono, cioè non hanno, trovano parole di esprimersi, ma prima o poi bisogna trovare il modo di esternare questi pensieri, altrimenti rimangono come un cruccio dentro, una speranza, un'idea che non hai mai realizzato. Io quando scrivo butto giù di getto così, no? Sono molto sentito, scrivo e poi non tocco più niente. Altri non sono d'accordo. Tu come scrivi? Devo dire che in parte l'idea originale è sicuramente qualcosa di immediato, di intuitivo. Però dopo ci devo ricamare sopra, cioè al nucleo principale devo metterci il contorno, devo aggiungere, altrimenti diciamo, non esprimi completamente il proprio pensiero personale. Ci devo lavorare sopra. E come hai detto prima, la poesia ti cerca. È la poesia che nasce. È un'esplosione interna che deve essere esteriorizzata. Esattamente. Posso fare una domanda? Paolo, è il tuo primo libro questo? Questo è il mio primo libro. Ecco, e da cosa nasce il bisogno di fare delle proprie poesie un libro? Beh, le poesie singole nascono, diciamo, da appunto momenti che uno vive che
opportuno metterle in rima, metterle sulla carta e rimangono lì sul proprio tavolo, nel proprio cassetto. Quando raggiungono un certo numero, dici perché non le posso esternalizzare, perché non mi posso mettere in gioco, cioè farle sentire agli altri e sentire l'opinione degli altri. Giustamente diceva l'amico Lavarini, io non ti do un giudizio, giusto, ma l'opinione degli altri su quello che scrivo a me interessa, soprattutto per correggermi, per cambiare, per modificare, perché l'esperienza degli altri aumenta la nostra esperienza e tutto può servire per esprimersi ancora meglio o su temi diversi da quelli che magari sono i soliti che uno sente di esprimere. Non so se ho risposto. Sì. Spero, ne ho altre così, spero ne seguo un altro libro. Beh, immagino comunque che dopo la difficoltà sia appunto quella di, non tanto di mettere insieme un libro, ma sia quello di divulgare, di farlo entrare nelle case altrui, cioè che diventi anche compagno di avventura, di strada, di altre persone. Sicuramente, e su questo devo dire che su Facebook, intanto il vituperato Facebook aiuta, perché ci sono, ho visto proprio ieri sera il caffè degli artisti si chiama, dove artisti di vario genere, pittori, poeti, scrittori, esprimono le loro opinioni, le loro idee, mostrano in fotografia i loro quadri, per esempio, e devo dire che è una cosa molto interessante. E ho messo appunto la prima poesia in Facebook e alcune persone hanno subito commentato che il loro gradimento, insomma, questo ti aiuta e ti spinge a scrivere ancora, a scrivere altri libri. Se poi nessuno ti dà credito su quello che scrivi, scriverai per tuo piacere personale, ma dopo magari i libri non ne fai più, no? Quindi il consenso delle altre persone o il gradimento delle altre persone penso che sia importante. Certo. Bene. Ecco, anche Luca vuole essere la cultura, sì. No, no, dopo le leggo. Due paroline su questa apertura del Chiostro dei Poeti. Guarda. Perché siamo anche un po'. L'inverno ancora non c'è. Intanto grazie e complimenti, Paolo, complimenti a tutti anche a quelli che hanno letto questa sera, no? E io così ho già partecipato qualche serata di questa è la prima della stagione invernale, diciamo, del Chiostro dei Poeti, e quindi grazie, insomma, perché erano per me i primi incontri, insomma, no, sulla poesia. Ho conosciuto delle persone veramente fantastiche. Io poesie ne scrivo alcune anch'io, ne scrivo una all'anno. Vorremmo anche sentire. Ascolta, io le scrivo, però le scrivo ogni anno il 6 ottobre, perché mia moglie, no, è il nostro anniversario di matrimonio il 6 ottobre, allora diceva, accompagno il regalino con due parole, via. Però sono cose troppo intime, per cui non... Però stasera mi è piaciuto, perché scrivi poesie, no? Insomma, una poesia che ti chiama, non è mia, no? E allora, sì, sono emozionatissimo, perché anch'io ho una poesia dentro, no? da questa primavera, no? Quando c'è un'immagine, no? Eccetera. Allora finché mi ascoltavo un po' eccetera, l'ho buttata giù qua sul cellulare, e così trovo un po' di coraggio e la leggo anch'io, e poi se faccio un brutto figurato, spegni la telecamera, Jerry, se faccio un brutto figurato, lo dite lo stesso, grazie, e via, dai, bene. Ho scritta qua, l'ho scritta al volo, non credo neanche sia finita, quindi sono ma così mi va di condividerla, perché così mi va, insomma, dopo. In diretta. Cori, Buteleto, bello, davanti lì, su che la bicicletta, da che pedai Massalenti parlato foga, parlato oia di sbusarti il vento, che il vento della tua vita che te severzi dinanzi.
che bello vederti, con sta speranza, con sta vacanza dell'anima, che la diventa la tua, la diventa come la tua. Adesso ti sommi, ti sei una foto vera, una foto che respira, e mi torna che il cuore della volta, che la oia della volta, ah, che la gremara, ma dove l'ho persa che la bicicletta, dove l'ho petata tenere, da qualche parte? Mi son ti, e ti, ti sei mi. Andiamo a casa, che la mamma ne diciamo. Beh, comunque penso che lo scopo di questi incontri sia anche lo scopo di questi incontri è anche risvegliare i poeti che sono dentro, la poesia che c'è dentro di noi. Chi viene a questi incontri è perché comunque ha un animo da poeta. Lì davanti ne abbiamo tanti, noi siamo qua nelle retrovie, vi ascoltiamo, però intanto proviamo quella sana invidia che ci fa mettere in gioco, e stasera Luca mi ha dato la dimostrazione. Grazie a voi allora. Assolutamente. Vuoi cantare un'altra canzone? No, non va. Funziona, vero? Allora non possiamo leggere tutto il libro di Paolo, altrimenti no. Chi lo può? Avvisa che chi vuole lasciarci il numero di cellulare, avviseremo con SMS. Ah, sì. Allora, okay, facciamo il giro. Dopo il numero di cellulare, così poi avvisiamo tramite messaggi.